Cosa significa per me studio? Casa. Questo era lo studio di mio papà. Qui io da bambino ho incominciato a imparare a usare il taglierino, a disegnare col piano luminoso, le cassettiere. E ci sono ancora, è pieno di queste pellicole fotografiche, di miliardi di carte completamente diverse, c'è ancora proprio fotocomposizione, anzi questo cassetto qua è ancora le pubblicità che faceva mio padre, in mezzo alle mie cose, è tutto su ruote, lunghi ragionamenti, perché qui ho cominciato poi a entrare qui dopo due duetti con zero, avevo diviso in tre setti, c'era Nico, Portage e io. Portaci, poi va via. Rimango io e Nico. Nico va via, arriva Turi e arriva Motor. E ho perso tutto. Ma coscienti di questa faccenda, allora la decisione scatta, cioè, bisogna fare un magazzino. Come si fa a fare un magazzino con tutta sta roba? Niente, deve essere mobile. Per cui investimenti solo di ruote bancali, quindi ci sono opere che si muovono, perché questo spazio qui, questo spazio qui dovrebbe essere il più possibile sgombero, perché qui ci saranno dei progetti che magari anche in presentazione di progetti di altri, ma questo diventa un luogo dove a un certo punto si presta a quell'idea di comunità, c'è sempre il suono presente in me, sempre, e da subito immaginavo che la pittura fosse comunque una vibrazione, questa vibrazione la percepisci con gli occhi, ma la percepisci anche col corpo. E quando io parlo di suono, parlo di un suono quasi corporale, per cui questa fisicità della materia sonora, ho incominciato a indagarla, come forma scultorea, quindi come blocchi, come dei blocchi di marmo, per cui erano delle stanze dove tu entravi, c'erano questi woofer, dei sub che mettevano 30 Hz, tu entravi in uno spazio in cui arriva questa onda d'urto in risonanza allo spazio, perché cercavo di trovare le risonanze dello spazio in modo tale che con pochissima forza diventasse fortissimo, che in qualche modo indagavo la fisicità e come era possibile anche modellarla con le equalizzazioni, come se fosse una creta. La prendi, la scavi, la muovi. Perché la ceramica a me è sempre piaciuta. Si è trasformata poi in musica. In musica perché? Perché fai incontri, perché comunque era una mia vecchia passione al liceo. Si suonava. Se l'artista fosse responsabile, non sarebbe un artista. E credo profondamente in questo. Certo che c'è la responsabilità, l'artista ha una grande responsabilità, che però non è una responsabilità morale. Quella non, allora non è un artista, se si pone dall'altra parte, in questa maniera. Io ho bisogno di tutto quello che hai elencato, della musica, della filosofia, del tutto, quando nasce non te lo aspetti, non viene, cioè proprio è lì, lo senti, è lì scatta un qualche cosa proprio che ti porta ad avere i brividi. Il comando è molto difficile, lì diventa una cosa un po' più professionale. È un organo con tanto di motore. E questi era un'opera mai realizzata, cioè mai finita del tutto, e sono io. Sono clonato, la mia idea era quella di clonarmi
del tutto con stampandomi col lattice, c'è un pezzo lì. Lì ho collaborato con Michele Guaschino, la tessera l'ha fatto con Michele Guaschino. E io avevo immaginato che tante persone entrassero lì dentro e poi potessero uscire. No? E mettiti nei miei panni anche. Ti voglio far sentire Bell Tower.